Suardelun, veloce insieme a Glaser che prova a prendere la corda, all'esterno c'è anche la Roma che si fa sotto, che a sua volta rileva la stessa Suardelun. A ridosso si mantiene per via interna l'Alas Wing, al largo si fa notare Easter Cape, mentre Morvan Quiet in contropiede risale da dietro e si porta a stretto contatto dei primi. Bainkos e Reinhardt che chiudono il gruppetto. Un gruppetto comunque molto compatto la Roma procede in avanti con la giubba viola alle maniche verdi al suo interno in giubba giallo bianca su allo steccato Glasser per vie, per vie larghe Morvan Quiet in giubba strisce blu scure e argento nel cuore del gruppo Easter Cape in giubba rossa poi Lara Swing per vie interne in blu e azzurro Bainkos in bianco rosso nero a chiudere il gruppo il favorito Reinhardt in giubba verde con il cap rosa la Roma che passa in maniera più decisa adesso avendo preso anche margine rispetto a Easter Cape che sia a faccia a largo di Suar de Lune. di dentro invece Glasser per corsie larghe si presenta Baincos, Lara Swink, Reinhardt e Morvan Quiet che invece tende addirittura a rallentare all'ingresso in retta d'arrivo c'è sempre in vantaggio la Roma Instercate va subito a prenderne la scia, sta recuperando da dietro anche Baincos, poi ancora Glasser e Suar de Lune, gruppo dei migliori Reinhardt è ancora piuttosto dietro Instercate che si prepara all'attacco di la Roma ma deve volta a fronteggiare l'affondo di Bainkos eh, con Easter Cape e Bainkos, che vanno a staccarsi in lotta rispetto al resto del gruppo, più dietro Suardelun, la Roma e Glasser, Easter Cape che allunga ancora su Bainkos, che ci prova, ma Easter Cape ancora un paio di lunghezze sulla stessa Bainkos, Easter Cape in fuga nell'ultimo tratto da Bainkos suardelun e Glasser. Easter Cape che ha tutto sotto controllo e nell'ultimo tratto è ancora in vantaggio, nonostante l'estremo tentativo di Bainkos che con coraggio fa il suo secondo per il terzo e ancora Swarderun su Glasser e la Roma.